Siamo benvenuti a tutti, grazie di essere venuti, anche se con poco anticipo, invitati con poco anticipo a questa conferenza stampa, ma come sapete oggi i fatti di Lampedusa sono tali che ci hanno obbligato, come dire, ad agire di conseguenza. Io passo subito la parola alla Ministra Cécile Kyenge per le sue valutazioni di questi fatti. Prego. Sì. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Quindi ci troviamo qui, purtroppo in questa giornata così triste. Voglio esprimere il mio più profondo cordoglio e dolore. Un dolore molto forte anche per quello che sta succedendo in queste ore, quello che è successo questa mattina e quello che è successo in questi giorni. Un'immane tragedia che ci mette tutti comunque davanti a alla necessità di affrontare in maniera radicale il drammatico problema dei migranti in fuga dai paesi in guerra. Questa deve riguardare tutti, responsabilizzare ogni persona all'interno delle istituzioni ma anche nel nostro paese. È una responsabilità molto grande e sottolineando con forza dalle parole che sono state dette anche dal Capo dello Stato, dobbiamo adoperarci con maggiore intensità sulla ricerca di nuove politiche e nuove misure per evitare il ripetersi di queste tragedie. Mi associo a queste parole. Mi associo anche in quanto responsabile in quanto ministro per l'integrazione, quindi che si occupa anche di questo tema. Credo sia necessario mettere in campo fin da subito un coordinamento tra diversi ministeri, quindi il Ministero degli Interni, il Ministero per l'integrazione, il Ministero per le infrastrutture, il Ministero degli Affari Esteri e quello per la Difesa. E tutto questo in relazione con la Presidenza del Consiglio per sviluppare proprio un piano di aiuti per soccorrere i profughi ed aiutare le comunità locali e anche i comuni, quindi comunità locale, comuni, che sono in prima linea e non lo dobbiamo dimenticare. Oltre ai profughi noi abbiamo anche la responsabilità di stare vicino alle persone che in questo momento sono in prima linea nell'affrontare i problemi derivanti dal dare sostegno, la solidarietà. La solidarietà e l'accoglienza alle persone che stanno arrivando fuggendo appunto da vari pericoli. Dall'altro chiedere con forza di quanto fatto finora un intervento condiviso anche dall'Unione Europea a partire dall'adozione di canali umanitari che rendano più sicuri questi viaggi sui quali organizzazioni criminali lucrano sulla pelle di uomini, donne e bambini. Ricordo anche che il Consiglio d'Europa ancora una volta ha giudicato sbagliate le nostre politiche sui flussi migratori verso il nostro Paese ed anche questo, su questo dobbiamo dare delle risposte. Noi dovremmo anche dare delle risposte positive, delle risposte che vanno nel senso dell'inclusione, inclusione sociale, di una piena cittadinanza e anche di una strada per la legalità. La legalità per cercare di dare le risposte a un fenomeno migratorio che è un fenomeno naturale. Noi dovremmo cercare anche di portare in Europa un altro punto, la Convenzione di Dublino, rivedere la Convenzione di Dublino e cercare di coinvolgere tutti i paesi della Comunità Europea nella gestione delle persone che arrivano, i profughi. Infine vorrei dire che imputare la responsabilità morale di quanto sta avvenendo, e tendo a sottolineare anche questa parte, a me e alla Presidente della Camera, come ha dichiarato il Vicepresidente della Camera Gianluca Pini della Lega Nord, non solo è offensivo verso di noi, ma lo è per le vittime. La prima cosa, il primo pensiero va alle vittime, quindi il primo pensiero in questo momento deve essere rivolto a quella che è una tragedia umana, per la coscienza dei cittadini, quindi è anche offensivo per la coscienza dei cittadini italiani e anche per tutti gli abitanti del nostro Paese, che più si stanno adoperando per dare sostegno ai profughi e quindi segna in questo punto anche una mia presa di posizione, di un punto di non ritorno tra me e anche questa forza politica. Credo che da questo momento in poi ognuno di noi deve mettere in campo attraverso le proprie competenze, attraverso
le proprie azioni, deve cercare di dare una soluzione e non dobbiamo creare paura, non dobbiamo fomentare paura e non dovremmo passare la politica della paura, ma dovremmo cercare di avvicinare le persone, dovremmo cercare di creare una politica di dialogo. Il dialogo è il punto principale. Una politica di convivenza si crea su un dialogo e sulla conoscenza dell'altro. E abbiamo la responsabilità morale, tutti noi, di lavorare in questo senso, partendo proprio da chi in questo momento sta lanciando messaggi completamente opposti. E credo che questo sia molto importante, perché se noi vogliamo dare un cambiamento ben netto, dovremo lavorare insieme su questo. E quindi non intendo continuare con una contrapposizione sterile, e se ci sono delle risposte, se ci sono dei punti da trattare, credo che ci sono del sede opportuno per poterlo fare, ma in questo momento la priorità è un'altra. Grazie. Grazie Ministra, ovviamente da parte dei colleghi ci sono domande, prego. Rachele Gunnelli dell'Unità. Senta, signor Ministro, signora Ministra, ma non sarebbe il momento di dare un segnale forte e abolire la Bossi-Fini, come dice anche il Santo Padre, come dice il Presidente Napolitano, un segnale forte, non solo un piano, che per mettere a punto il piano ci vorranno probabilmente mesi? Io ho parlato del coordinamento tra diversi ministeri e questo coordinamento sicuramente per affrontare temi che riguardano le norme sull'immigrazione e quindi parlare di rivedere quelle che sono le norme per l'immigrazione devono essere fatte all'interno di questo coordinamento e credo che attraverso la condivisione, un percorso di dialogo, quello che io sto chiedendo, il dialogo, un confronto, la condivisione sia molto importante. E dobbiamo partire proprio da tutto quello che sta succedendo in questi giorni, proprio per riuscire anche a cambiare tutte le norme all'interno di una legge che deve cercare di rispondere a tutti i bisogni di un fenomeno naturale, ma sicuramente dare delle risposte anche a ogni categoria di persone all'interno di questo fenomeno migratorio. Mi resta questa domanda, Paolo Bellino, ADN Cronos. Lei ha parlato di punto di non ritorno verso una forza xenofoba e razzista, questo lo dico io come la Lega. Qual è il punto di non ritorno? Lei cosa intende fare? In una giornata come oggi non do la priorità a nessun altro e credo che ci saranno giornate in cui si potranno affrontare questi temi. Chiedo semplicemente che ogni persona deve avere ben in mente che ci sono delle priorità e in questo momento la priorità è un'altra. Se qualcuno ha intenzione di prendere la visibilità, il palcoscenico per questa, non è il momento adatto. Sono Steve Scheer di Reuters, volevo chiedere se ci poteva dare qualche indicazione sicura sulla rotta di questa barca, da dove proveniva, veniva dalla Libia o l'Egitto, cioè ci sono dei dettagli che ci fanno capire qual è la provenienza già di questa barca di oggi, perché Anche lì la Bossi-Fini si dice crea un problema anche dall'altra parte del mare, in Libia crea un problema enorme e queste persone spesso arrivano su una barca senza la scelta di tornare indietro, perché se torna indietro vengono arrestati in Libia. E quindi la mia domanda è se si sa se questo continua anche oggi. Allora, su questo punto entra anche in tutto quello che sarà anche una politica internazionale, politica europea, accordi, rafforzare accordi anche con paesi di origine dei migranti, ma soprattutto accordi con paesi che lavorano per una democrazia e per la pace. In questo momento ci sono in corso tutti gli accertamenti. Domenica sarò a Lampedusa per appunto accertarmi di persona, poter dare anche delle risposte ben concrete anche per quello che riguardano le mie funzioni in questo momento. E credo che sia importante poter sottolineare che queste persone fuggono da paesi
dove in questo momento ci sono guerre, conflitti, e quindi bisogna dare delle risposte non soltanto in termini di accoglienza ma in termini anche di politica internazionale per riuscire a poter entrare in un circuito di dialogo con molti paesi, ma anche rafforzare i percorsi di democrazia e di pace. E Bredice, Radio Popolare, volevo chiedere, secondo lei c'è una responsabilità dell'Europa nel non fare abbastanza per evitare queste tragedie? Dovrebbe fare di più l'Europa e si farà l'Italia promotore, diciamo, di un'iniziativa forte in Europa per corridoi umanitari, ad esempio, oppure un porto europeo a Lampedusa, altre iniziative in maniera concreta? Noi abbiamo la presidenza, il semestre di Sì, buongiorno, Andrea Bonini, Sky TG24. Deve rispondere ancora. Sì, noi abbiamo il semestre della presidenza nel 2014, quindi da luglio, secondo semestre, sarà l'Italia, e sicuramente il tema dell'immigrazione sarà sull'agenda, ma abbiamo già iniziato a lavorare su questo punto. È importante non soltanto dare responsabilità a una istituzione, a un paese, ma credo che l'importante è quello di capire ciascuno di noi quale possa essere la propria parte. L'Italia sicuramente insieme alla Grecia, perché ricordiamo che anche la Grecia in questo momento ha sottolineato questo problema nell'incontro anche del 23 che abbiamo avuto qui a Roma. Noi abbiamo avuto il 23 di settembre, abbiamo ospitato circa 18 paesi della comunità europea in cui sono stati riportati all'attenzione anche questi punti sull'immigrazione e la possibilità di fare di questo anche la priorità per quanto riguarda il semestre, partendo dalla Grecia, Grecia, Italia e Lussemburgo, e credo che questo sarà anche uno dei compiti dell'Italia per riuscire a dare delle risposte ben concrete. L'Europa farà la sua parte e noi dovremo accertarsi che l'Europa faccia effettivamente la sua parte, ma credo che in questo momento non è il momento di dare delle colpe a qualcuno, ma di rimboccarsi le maniche, e che ciascuno di noi deve mettere in campo i suoi poteri, deve mettere in campo i propri strumenti e ricordare a chi non lo fa di poterlo fare. Buongiorno, Andrea Bonini, Sky TG24. Ieri da Strasburgo, oltre alle critiche rispetto a quelle che sono le politiche di gestione dei flussi per quanto riguarda il nostro paese, è stato anche lanciato una sorta di grido d'allarme di un'Italia che sta producendo un effetto calamita che ritengono pericoloso anche per l'Europa. Le chiedo se condivide questa opinione, ossia il fatto che l'Italia sia in questo momento la calamita di questi flussi migratori, e se ritiene che in attesa di definire meglio soluzioni strutturali di lungo periodo siano necessari provvedimenti immediati per ridurre e neutralizzare questo effetto calamita. Grazie. Penso che in questo momento ognuno di noi deve mettere, come ho detto prima, gli strumenti in campo. Noi dovremo sicuramente anche riuscire a recepire molte norme della comunità europea, e allo stesso tempo dovremo essere anche in grado di far capire all'Europa qual è il contributo che può dare in tutto questo. L'Italia deve fare una parte, ma l'Europa deve fare un'altra parte. Non parlo di calamità, ma parlo di responsabilità diverse. È proprio su questo che dovremo lavorare molto. Buongiorno Ministro, Noemi Giunta, giornale Radio Rai. Vorrei sapere se sono allo studio anche misure di contrasto alle organizzazioni criminali che promuovono la tratta di esseri umani per questioni di lucro, naturalmente non certo umanitarie, che li abbandonano in mezzo al mare. Grazie. Quando ho parlato di poter lavorare sulle norme sull'immigrazione, compreso tutto, credo che quando noi parliamo corridoi umanitari, canali umanitari, bisogna anche cercare di dare delle risposte a molte di queste organizzazioni, cioè di poter contrastare molte di queste organizzazioni criminali che in questo momento stanno facendo la tratta delle persone.
Anche questo è uno dei punti all'attenzione, quindi contrastare anche queste organizzazioni umanitarie, queste organizzazioni criminali. Sì. Altri? Bene, se non ci sono altre domande. Ringrazio tutti i colleghi di essere accorsi qua da noi. Vi ricordo che appunto la ministra sarà domenica a Lampedusa e poi per ulteriore informazione ci sentiamo magari domani in giornata, insomma. Grazie. Grazie a tutti.